Buonasera! Benvenuti ad Affari Tuoi. Ma come direbbe Massimo Ranieri, sogno sondesto, c'è la professoressa Ornella all'arpa stasera. Ragazze e ragazzi, prima che mi si ingelosisca, c'è anche il maestro Nigro al pianoforte. Ciao, ciao a tutti! Eccolo là, eccolo là. Che bello! Prima di cominciare questa serata veramente di classe, nonostante il conduttore di terza classe, il conducente rimediato, ma sentite che musica, che livello, mandano da Sanremo addirittura il nostro primo, la nostra prima calamita, il nostro primo magnete anonimo, mittente anonimo, non veneziano, ma sanremese, da Sanremo Liguria, una bellissima tartaruga ligure calapita che vado ad attaccare. Applauso anonimo! E adesso... Altro che Roberto Bolle, Roberto Bollone, guarda che bollone, che classe. Buonasera, Ornella, maestro Nigro. Oui. Serata di classe, l'arpa, il pianoforte, un grande danzerino per voi, un ballerino di fama internazionale e una grandissima concorrente, la ragazza di Formia. Maria Assunta Ciaravola, già sorteggiata su Facebook, faccio rivedere la busta del Lazio, la porta notaio Pocaterra e vi dico che dopo la pubblicità si giocherà con l'arpa che suonerà. Che classe, che stile. Buonasera. Lo so, lo so come suono l'arpa io. Grazie. Sentite come suono l'arpa eolica. Ah no, è la professoressa Ornella l'arpa. Lei invece, mia bella Maria Assunta, mi sceglie gentilmente la X. Grazie, la sua X d'inizio. Intanto riporto il baracchino a mio nipote Fabio. Intanto saluto il notaio Pocaterra. Buonasera Flavio, buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Mauro Vergali della di Consum. Matticci Matiasic. Buonasera Fabio, ritrovati. Buonasera a tutti. E stasera, terzetto di lusso di classe a giocare Maria Assunta Ciaravola da Formia, la ragazza in Formia, e poi musica di altissima classe, Ornella all'arpa, e poi il maestro Nigro. Bravo, brava! Scherzeremo anche stasera con Maria Assunta, il fatto che sia Maria Assunta, noi diciamo disoccupata, però poi scopriremo che qualche lavoro, grazie al cielo, riesce a farlo. Sì. Intanto vi dico che è posturologa, sì. Cioè aggiusti noi vecchi le schiene di noi anziani. Praticamente sì. Praticamente sì, sì. Tu c'è cioè, schiena, sì, tutto. Schiena, cervicale, tratto dorsale, piedi, tutto. Perfetto, cominciamo a sistemare, a dare una bella scrocchiata ai fratelli Pachito, se mi metto bello dritto, andiamo a trovare i due fratellini, se me li trovi nei primi tre scrocchi. Speriamo. Vinciamo 5.000 euro, ti pare poco? Arpa, prego! Ah, senti Garpia, lo dico, senti Garpista. Allora, cominciamo con il 19, Molise, Maria Giovanna. Buonasera, dottoressa. Buonasera. La medica, campo basso, con furore. Quanto c'è lì dentro? 50.000 euro. Somma. Somma. Allora... Piemonte 4, Colette. Piemonte 4, Colette. La bellissima Colette. In questa serata di stile, di classe. Ce l'hai lì, Pachito, Colette? Allora, Flavio, si dice you test. Cos'è sto glutest? Allora, è una U-test. È una pasta al forno che però si fa con le verdure. La particolarità di questa pasta al forno è che la pasta viene messa cruda nel forno. Sì. Poi ci sono pomodori, melanzane, pecorino, parmigiano. Adesso che comunque c'è il benessere ci hanno aggiunto anche la provola. Nel forno, un'ora, buonissima. E buon appetito, amici di Formia e d'Italia.
Fornella, terzo tiro. Proviamo a cercarli adesso e a trovarli. I Paquitos. Mentre il vostro Roberto Colloni. Alessandra. Buonasera. Buonasera, la radiolina ci porta buone notizie. Ammazza. Ah, via. Via Roberto Bollone, c'è cascata, si è rotta la radiolina. Udieste che abbiamo fatto proprio. Iniziamo bene. E non fa niente, recupereremo. Cambiamo mood, maestro. Atmosfera più lieta ancora. Numero 9 Calabria, Rossella. Buonasera a tutti. Rossella. 5.000 euro, scendiamo ancora più di Fortù per trovare dei blu. 18, Friuli Venezia Giulia. Buonasera. Buonasera, Tatiana da Trieste, la signorina Rottemeier invece buonissima. Cialacuccia! Anche stasera, popolo di Rai 1, un vostro, un mio vecchissimo amico Gabriele Cirilli nel suo quesito di sempre. Chi è Tatiana? Chi è Tatiana? Tatiana è l'amica mia quella magra, talmente magra che si se fa la doccia, per bagnarsi te vanno a cercare gli schizzi. Perfetto, allora salutiamo Gabriele anche questa sera. Guardatelo là, doppia versione, non eravamo paghi di uno solo. Chiediamo scusa sia Albano che a Romina Power, lui in una sera sola è riuscito a interpretarli tutti e due. Gabriele, vieni a trovarci. Allora, signorina Ciaravola, posturologa, qui dobbiamo scrocchiare ancora meglio. Serve blu, il cronometro 100 euro, i Paquitos 10 euro. Allora, numero 5, Basilicata. Buonasera a tutti. La pignola di pignola, ci dà una mano oppure no? La X. A cosa diciamo addio? Dopo aver girato tanto, suonato l'arpa, avevo creato un momento iniziale magico. Questa cifra ci perseguita nel bene o nel male, ad affari tuoi, 60.000 euro, 60.000 euro. Purtroppo arriva la belva nascosta da sopra. Uno, due, tre. Buonasera, dottoressa. Eravate più eleganti nel buonasera. Mi piace, potete applaudire, non è che si può applaudire, ma eravate più eleganti. Dottoressa, buonasera. Noi abbiamo l'arpista di sotto, l'arpia state sopra. Lei al telefono, che vuole? Perché ci disturba già? Laureata in posturologia. Scienze motorie. Scienze motorie. Poi specializzata in riabilitazione e poi ho fatto un master in posturologia. Poi anche il master in posturologia. Ah, è vero, perché noi all'inizio abbiamo giocato sul fatto che appunto Maria Assunta è il nome disoccupata. Invece no, la dottoressa ha detto, ma noi abbiamo scoperto che invece un po', grazie appunto al cielo, lavoricchia. Sì, sì. Che lavori fai? Per quanto riguarda la posturale ho le mie terapie private. Poi, siccome ho fatto anche un corso per poter insegnare nella scuola, parte ogni anno un progetto che mi permette di insegnare educazione fisica ai bambini della scuola elementare. Capito? Pure insegnante? Sì. Di? Educazione fisica. Educazione fisica ai bambini delle elementari. Sì, i miei angioletti. Non solo bella, ma anche brava, studiosa, insegnante, tutto c'ha la ragazza di Formia. Dica. Quanto? Non è stata buona. Tre tiri, oppure 26.000 euro per salutarci. Ringrazio la dottoressa, rifiuto e vado avanti. Senti? Dimmi. Ma c'è un soprannome o ti chiama Maria Assunta? Maria. Maria. Maria? Maria. Perché Maria? Non lo so. Mamma e papà da quando ero piccola mi chiamavano o Maria o Ciuciù. Ciuciù sarebbero le caramelline, quelle piccoline, vuol dire dolce. Sì. E quindi a casa Ciuciù. Mi chiamano Ciuciù, gli amici Maria. Senti Maria Ciuciù, siccome quando hai rifiutato i 26.000 euro ti ho visto fare, come dire, ti è volata sul volto un'espressione rapidissima, come a dire, so pochi, non mi bastano, come se tu abbia già in mente un pensiero, come a dire, se io vincessi farei questa cosa qua. Si può raccontare? Un sognerello, un sognetto, un semisognone? Sì, vorrei aiutare mamma a finire casa, perché comunque stiamo dividendo casa e purtroppo ci siamo momentaneamente fermati perché ci vogliono tanti soldi per fare casa. Voi vivete, cioè... Noi viviamo io, mamma e mio fratello. Sì.
e praticamente mi piacerebbe aiutarla, perché comunque sì, lavoricchio, ma non riesco a guadagnare tanti soldi per poterla aiutare. Quindi la casa andrebbe ripartita in tre zone, sì, per te, sì, per tuo fratello e... un piano per mia mamma e un piano per mio fratello e per me. Ripartiamo in leggerezza, in questa serata non ci ricapita più fuori le bolle di sapone, perché accompagnati dall'arpa sarà un momento di leggerezza, di grazia, di letizia, anche se suona Ornella, però, e anch'io mi unisco. Pronti con le bolle, comincia a chiamare la bella ragazza di Formia. Allora chiamo la mia compagna di banco, Veronica Umbria, 15. La musa, buonasera, buonasera. Speriamo ci ispiri, la musa. 10 euro lo vedo! 10 euro! Bolle, bolle! Chiamo il 7, la Lombardia, Vina. La Lombardia, buonasera, Vina, la divina. La divina Vina, Vina, Vina. 10.000 ci può stare, più bolle di rinforzo. Abbiamo bisogno di più blu. Proverei con l'Abruzzo, 16, Giada. La Furiosa, aspetta. Buonasera. Furiosa, stacca ma non aprire. Sospendi tu questa, io mi occupo della scatola. Non lo bucare, Furiosa come sei. Segniamo questo posto, ragazzi, è inavvicinabile. È inavvicinabile, da questa sera è una certezza e una realtà, purtroppo triste di affari tuoi. La Furiosa. Furiosa mia, ti faremo giocare da sola. Non è bastato l'aiuto del nostro meraviglioso pubblico con le bolle. Io, nel mio piccolo, la meravigliosa arpa di Ornella, il maestro Nigro. Porca miseria. Riprendiamoci un attimo dalla botta incassata dalla partita, il tabellone un po' si va a depauperare, invece non dobbiamo depauperare che cosa? Il nostro bellissimo, meraviglioso capitale di bellezza in tutta l'Italia. Ecco che appare il cartello importantissimo del FAI 45506, potete chiamare da telefono fisso o anche mandare sms, il valore di 2 euro, oppure telefonate da 2, 5, 10 euro, il numero ve lo ripeto ancora, 45506, le opere d'arte della nostra bellissima Italia, del nostro paese. Il nostro paese è ricchissimo di opere d'arte straordinarie e devono essere protette, non solo perché rappresentano la nostra storia, ma anche perché sono fonte di lavoro per noi, di ricchezza per tutti gli italiani. E allora il FAI, cioè il Fondo Ambiente Italiano, anche stasera ve lo ricordiamo, custodisce il meraviglioso paesaggio del nostro paese, il paesaggio italiano, le opere d'arte, e quindi sosteniamolo, ve lo ricordo ancora, con messaggio, telefonate da numero fisso al 45506, forza che ce la fai tu, noi, e ce la fa pure il FAI, facciamolo tutti insieme, proteggiamo il nostro passato, presente e futuro, viva il FAI, 45506. Ah. Un centesimo, 50 centesimi, salute. Proprio stasera che c'è l'arpa, che stiamo viaggiando sui sospiri. Sì, mangia fuoco. Ma lei mi è allergico all'eleganza dell'arpa, lo scusi Ornella. Guarda, mi fa molto tenerezza, Francesca, ti fanno tutti per te, anche dai box lo voglio già portare in pista, grazie Franci, perché si sono subito appassionati alla tua partita, al tuo sorriso, mi serve un generoso, eccolo qua, per cui, tienlo con cura, con classe, con classe, con classe, con classe, poi arrivano anche i rinforzi, dica lei, spietata dottoressa, più sono belle, più sono simpatica a Rocchettone, più lei si avventa con la iattura, e ride, sì. Io quando lei dice al telefono il concorrente mi sta dando grandi soddisfazioni e poi ride come una gattaccia così da sopra il tetto, io dica sì. Ah, si sente buono. Quello che è giusto, maestro, mi faccia un'entrata trionfale musicale, perché la sorpresa non è video. Respira e stammi viva.
Allora, che entri io con un cesto poco in porta. Oddio, è ora di cena, ma soprattutto la sorpresa è che c'è la mamma di Maria Assunta. Brividi, brividi. Maestra, faccia caramba, faccia caramba. In bocca al lupo per la Assunta. Mamma, così bella. In bocca al lupo, mamma. Ah, che bella! Signora, tengo io il peso. Buonasera. Sono Fausto, lei? Nome? Teresa. Teresa, Teresa, la vispa. Teresa, abbiamo messo anche l'arpa, il suo onore. Stasera vederla anche nelle visage sarebbe meglio se si girasse tournée sulle vise. Eccola qua. Perfetto, la mamma, la figlia. Allora, signora, lei è arrivata da Formia. E non a mani vuote, sì, perché qua dentro cosa ha portato di buono? Il famoso piatto antico formiano, il Utiest. Utiest che avevamo, sì, sul, sì, avevamo, sì, sul tabellone. Sì. E posso guardare? Sì. Posso controllare, sì, per primo quale è onore? È una specie di pasta al forno. La specie di pasta al forno, già ce ne ha parlato un po'. Maria Assunta, lei Teresa invece ha dato spazio più ai fatti che alle parole. Sì. E quindi non so quale macchina. È profumatissimo, vede, perché c'è l'origa. È profumatissimo. Guarda, se sono avventati sopra col braccio di Guido. La signora, pensate, è arrivata a piedi da Formia con lo Utiest così, come il tedoforo alle Olimpiadi, con la torcia. La signora, eccolo qua. Lo so, adesso ci sono i piattini e le forchette. Ma che bella! Sei nervosa? Signora, me li scusi. È un pubblico avido. È un pubblico che sa dare, ma soprattutto è un pubblico che sa prendere. E quindi ci sono anche i piattini. Allora, cavalline, la mamma mi si è sistemata là. Per favore, cavalline, mi fate delle piccole fettine, voi che avete fatto l'alberghiero. Non è vero, però fingete, fate e date ai meno facinorosi. Sempre servite con grande... Cadetta, signora? Con l'arpa in scena da sopra. Passa l'ala. Eppure questo programma, che vedere. Allora... piccolissime, piccolissime dosi di classe, come se tagliaste con l'arpa, ecco, sì, così. Torniamo dalla mamma e dalla figlia. L'avevi visto che bella mamma che ho? Mamma, no, vabbè, no, vabbè, no. Cioè, con le mani con cui dovrebbero battere, scandire gli applausi, sono preparati il vassoio. Ma che mi viene la forma e da morire, mamma mia. Ma come buon appetito, ma... Allora, adesso torno. Ci sono anche sempre portati dalla gentilissima mamma Teresa, da mamma di Maria Assunta. Ci sono i fichi, ci sono le giuggiole, ci sono. Vabbè, c'è. No, me la sta melograno, uva, ci sono le carrube addirittura. Sì, ecco, quelle le potete, le lanciate, le possono sgranocchiare. Flavio, allora, Flavio, ti ho portato. Tieni pure tu il ferro di cavallo, guadagnatevi le carrube, Flavio, visto che le danno i cavalli. Flavio, non so dove l'hanno messo, ma c'è una bottiglia d'olio che facciamo noi, che l'ho portata per te. Anche silenzio. Per te. Musica di chi l'ha visto, maestro? Musica di chi l'ha visto? Zitti. Giù le luci per fuori, maestro Giusti. Per favore. Signora, lei di cognome, sempre c'è Ravola? No, Sannipoli. Sannipoli. La signora Sannipoli, la madre di Maria Assunta, arriva a Roma da Formia dopo uno struggente viaggio a piedi, portandolo Utiest, ma soprattutto nel cesto asserisce di aver posto una bottiglia di olio tipico per il conduttore. La bottiglia non arriverà mai a Roma. A chi l'ha visto stasera? Tirate fuori la bottiglia di vino, regà. No, non è questa. Tirate fuori la bottiglia. Non è quella. No. Addirittura c'è un impostore. Fammi vedere. Colpo di scena. No, no, colpo no, di no. scena. C'è un impostore, a chi l'ha visto? No.
è più a parte questa non è una bottiglia, questa è roba bonsai, che io signora questa me ce lavo le mani. No. La signora Sannipoli smentisce in diretta. C'è un'altra bottiglia. C'è un'altra bottiglia. È scomparsa. Sul finale travolgente, maestro Nigro, si fumarono Zazà. Rovestà Zazà. E a bottiglia mia! A bottiglia mia! Signora, verrà fuori e chi verrà deve fuori. Pagare pagherà. Grazie per la signora Sannipoli che ha avuto il coraggio di dire la verità a chi l'ha visto versione affari tuoi. Regà, adesso io sto scherzando e siamo in onda. Tirate fuori a bottiglia. Va bene, allora dottoressa, sono affari miei a bottiglia dell'olio, affari tuoi, Maria Assunta. C'è anche l'altra roba lì. Sì, sì, signora, sì, sì, ho visto melograno, appunto, le olive. C'è anche il sale tipico di Foggia. No, il sale l'avevo portato per... Ah, il sale, però, cioè, perché quello potrebbe servire per la partita, signora. No, l'hanno... Come? Quello ci vuole sì per la partita, sì. Infatti, questo lo teniamo, che in caso l'apriamo, ce lo tiriamo dietro le spalle sì, e lanciamo. Sì, sì, male. Questo sì. Allora, dottoressa, mentre al piano di sopra forse arriva qualcosa e al piano di sotto cerchiamo l'olio misteriosamente scomparso, qui stanno scomparendo anche i rossi, lo so. Grazie signora, ci ha portato insomma, una ventata di allegria, la sua bellezza, la sua gentilezza. Grazie, grazie. Alla signora Teresa. Grazie. Allora, sì? Allora, Maria Teresa, Maria Assunta con mamma Teresa al fianco, in questo momento mi sto confondendo pure io, sto anche pensando dove potrebbe essere sto olio. Che facciamo? Adesso pensiamo alle cose ancora più serie. Esatto. Ascoltiamo l'offerta o cambiamo? È il caso di rimetterci in gioco questo 14? Non ci potrebbe essere utile, o magari c'è utilissimo, l'altra sera abbiamo visto dare via i 500.000 euro come se niente fosse, o magari andiamo a intercettare i 100.000, o magari abbiamo il cronometro. Flavio, ascoltiamo l'offerta. Ascoltiamo l'offerta. Sì. Ci eravamo salutati con la dottoressa a 26.000 euro. Ci ritroviamo con la dottoressa dopo la meravigliosa sorpresa all'entrata di mamma. L'offerta inevitabilmente non poteva piacerci più della sorpresa. La sorpresa è clamorosa, la più bella del mondo. Arriva mamma, però magari una bella offerta poteva essere accolta con più entusiasmo da parte tua. Da 26.000 euro scendono le nostre quotazioni. Maria Assunta, abbiamo pustorologato male, abbiamo scrocchiato male la schiena, le braccia, le membra del cartellone, abbiamo tolto troppi rossi e la dottoressa ci dice, a maggior ragione affamata, non gli è stato mandato nulla di sopra, dice 11.000 euro. Facciamo 11.000 euro a metà posto. Pensa a questo, pensa a giocare, come ti senti? Ringrazio la dottoressa, rifiuto e vado avanti. Devi pensare a come ti senti, Maria Assunta. Non pensa a questo. Donna Teresa, Maria Assunta ci ha detto che servirebbe una cifra un po' più cospicua per sistemare la casa. Poverina non ce la fa più. Eh? Poverina non ce la fa più. Con te tuo fratello? No, con mio fratello, però stiamo in una situazione un po' particolare, quindi chi dorme stiamo da una parte e chi dorme dall'altra. La casa e niente, voglio che loro si sistemano. E io sono scesa giù e loro sto dividendo il mio appartamento, lo sto dando metà uno e metà l'altro. Per sistemarli. Allora, cominciamo. Io una tiratina da manciata di sale me la scaraventerei. Tanto state mangiando, scusate se prendo qualcuno. Pure tu, ma pure mamma. Tentiamo. Tutti e tre, quando sei pronta, che hai deciso quale pacco chiamare, tiriamo alle spalle, pure se prendiamo qualcuno, pazienza. Come Totò, ce l'ho preso. Sei tu che ti metti in mezzo. E poi, sulla pasta va benissimo il sale, e poi chiami. Però prima scegli il numero mentalmente. Scelto. Scelto? Sì. Lo dico? Chiama tu, 1, 2, 3, tiriamo e chiami. Tiriamo, vai, 1, 2, 3. Uè! 17 Veneto. 17 Veneto, Beatrice, buonasera. Sospensione. La mano. Vediamo. Sei abbonata. Tu saresti un ci penso io anche stasera. Ci penso io. Siamo
la compagna di banco, bellezza bionda, bellezza bruna. Vieni Veronica, buonasera. Aspetta. Che si mangia come parli stasera. Tutto stasera. Ma tu vivi, sempre. Stasera tutto cibo, domenica sera. Si cena tutti insieme ad affari tuoi. Ah, allora. Qui sicuramente l'olio mio, quello rubato, non c'era qua. Qua un'astronave, ecco qua. Per fortuna che mamma cucina meglio, mamma Teresa, non cucina così. Maestro Nico, dopo questi glieli scaldo, riposati, questi proprio sono la morte sua. Come no, come no? No, la sua proprio, la sua, sì, se sì. Mangia questi, dico se proprio no. Allora, la regione della Sardegna, mai stata? Mai. Bene. Oh, dopo parliamo di quel viaggio fantastico in traghetto per andare, sì, in Sicilia? Sì. Da tuo, certo, fratello? Sì, sì. Teresa ha detto quello là, quello. Cercheremo l'olio anche sul traghetto. Adesso pensiamo alla Sardegna, si cena. Prima io te li dico velocemente, poi 30 secondi e parti, mi dovrai dire, tradurre in italiano, se ce la fai più o meno dirmi che cos'è un primo, un secondo, qualche cosa, dei Malloreddus, del Casizolu e Pirichittus. Aio, sei pronta? Sì. 30 secondi, Malloreddus. È una tipica? Pasta. Pasta sarda a forma... Pasta sarda è un gnocchetto. Gnocchetto, ma parole fortissime. Teresa, puoi piegamente aiutare, tanto il notaio sta guardando su Rai 2 la partita. Allora, no, scherzo, dai. Casizolu, Casizolu. Che odore forte, Casizolu. Maiale, cinghiale. No, non è primo, non è secondo, è... No, che fa la... che cosa produce? Ah, cosa latte, latte, formaggio. Formaggio, pecorino, va bene. Il Pirichittus. Mamma, chi non sa cos'è il Pirichittus? Un liquore. Eh? Boh, un liquore. Un liquore. Hai visto i miei ferri di cavalli, i ferri del mestiere, lo sanno che è dolce, sei sardo? Sei sardo, Pirichittus. Scopriamo se è sardo vero, serata insieme di cena, cibo, famiglia, affari tuoi. Tu sei Mauro, Alessandro. Alessandro, Alessandro Mauro, Alessandro, Alessandro Mauro. Il Pirichittus, sei sardo di dove? Di Cagliari. Di Cagliari, io salutiamo gli amici. Ciao Cagliari. Senti, questo Pirichittus che ha dentro? Pensa, potresti vincere? Assolutamente sì. Perfetto. È fatto esclusivamente di mandorle. Qui c'è scritto farina, zucchero, uovo e limone. E allora al nord sardegna. E allora non sei sardo, ridammi il microfono, vai via. Ma vatti a fidare, ma io alle mie spalle mi pugnalano un sardo di Sardegna. Ma vengo pugnalato così proprio dai miei prodi. Ah. Sì, dottoressa. Ancora due, proviamo due pacchi, c'è mamma, c'è il sale. Oh, se sono rubati pure il sale. Ah no, pensa se sono rubati pure il sale. Oltre all'olio, riproviamo. Musica super gagliarda. Vai, scatenatevi. Mamma, prendi il sale. Pronti, appena parte, tu concentrati. Dai tu il via, eh? Sì. Sei tu la regina della serata, posturologa, sei tu che smaneggi, che armeggi, che cerchi di recuperare e aggiustare, addrizzare la serata. Hai uno, due, tre. Yeah. Marche numero 8. Buonasera Marcello. Buonasera a tutti. Il cronometro. Sale, sale, sale. Sale mamma, sale. Prima pezza, eh. Aspetta che Teresa non ce l'ha. Pezza, pezza con calma. La piccoletta? Andiamo. Olè! Sì! Allora. Scusa. Posto bellissimo, Formia, spiaggia di Formia, il mare, come fai nella scheda che rilasciate i nostri autori e redazione? Come fai a dichiarare non amo il mare e tutto ciò che ha a che fare con esso?
No, non è che non amo il mare, perché io non potrei mai vivere in una città dove non c'è il mare. Però lo rispetto, quindi lo guardo da lontano. Poi soffro il mare e quindi mamma ne sa qualcosa del famoso viaggio in Sicilia che abbiamo fatto quanti anni fa? 4 o 5 anni fa. Adesso parleremo del viaggio per andare da dove? Da Formia a Palermo? Sì, da Napoli a Palermo, da Napoli a Palermo, mio fratello. Per raggiungere mio fratello che era militare lì? Sì, sì. Che era militare lì? Ma prima però diciamo anche una cosa bella del mare. Dove l'hai conosciuto il tuo fidanzato, o meglio, dov'è che è nato l'amore? Sulla spiaggia, cioè sulla spiaggia. Di Formia. Di Formia. Ti aspettava lì? In realtà ci aspettavamo a vicenda, ma nessuno aveva il coraggio di fare il primo passo. Quindi abbiamo passato giorni e giorni. In tenda, sulla spiaggia aspettandosi, uno con l'altro. Ci verrà lui, verrà lei. Io che guardavo lui che passeggiava e lui che guardava me. Poi c'eravamo. Maestro, mi faccia, ecco così, l'arpa di Ornella. Aspetta, com'è questa cosa? Lui passeggiava. Lui passeggiava. E ti guardava? Mi guardava. Però tirava dritto. E andava dritto. Come si chiama lui? Mario. Mario. Ah, Mario. Mario e Maria. Mario e Maria. Sì. Così? Sì. E andava poi via. Flavio, una volta ci siamo dati tipo un appuntamento sempre sulla spiaggia. Scusa. Lui ha fatto finta di non vedermi, parlava al telefono, è andato dritto. Io non mi sono avvicinata perché mi sono messa vergogna e quindi il primo appuntamento è andato così. Cioè così. Lui andava da una parte e io sono fingendo rimasta di parlare al telefono. Secondo me fingeva. Fingeva. Secondo me fingeva. E poi invece qual è stato invece l'appuntamento, quello clou? Poi ci abbiamo riprovato. Ha preso coraggio perché ha capito che se prendevo coraggio io ci facevamo vecchi. Tanto il mare si stava ritirando, per quanto tempo era passato, Formia stava diventando solo città di terra, senza spiaggia, senza mare. Lui si è avvicinato a me e senza dire neanche una parola mi ha dato un bacio sulla bocca e se n'è andato. Aspetta, rifacciamo in questa serata di classe con l'arpa, rifacciamo questo stupore, ma più da Rai Cultura. Oh, così. Anche qualche perbacco. Dottoressa, ha sentito che storia d'amore tormentata? Col bacio a stampo. Dica, bella notizia, risaliamo un po', non al massimo, però siamo a 21.000 euro oppure 3 tiri. E soprattutto un bel po' di cose da difendere. I 100.000 euro, ad esempio, i 75.000. E buttali via pure i 30.000 e i 20.000. Ringrazio la dottoressa, rifiuto e vado avanti. Mi sono preso una mela. Ah, ok. Per levare la dottoressa di torno, una mela al giorno. Intanto speriamo di levarci di torno anche lo shampoo, i Paquitos, i 50 centesimi e un centesimo. Posso rifare? Dobbiamo, prego, Teresa, sale. Noi vi stiamo salando come le acciughe dietro, lo so, però per Maria Assunta questo ed altro. 1, 2, 3. Uè! 10 Emilia Romagna. Bubu. Fabio. Fabio. Shampoo! Grandissimo Giorgio Gaber, lo shampoo, applauso. Grazie Mario. Non c'è niente da fare. Via di stampo, tutti insieme. Quasi quasi mi faccio uno shampoo, bravi. Allora, il 6 dei gemelli, c'è la Liguria, intanto la salutiamo, la nuova arrivata. Prego. Buonasera a tutti, Monica, arrivo dalla Liguria, presidente da Genova. Ben arrivata Monica. Uno, due, tre. Sardegna, numero 3. Il pasticcione. 50 centesimi. Quale marca mi va meglio? Che ti accarezza la testa quando sei triste. Quando sei pronta tu. Uno, due, tre. Hey!
Liguria numero 11. La nuova arrivata. La mamma in bianco. La nuova arrivata porta i soldi. Seconda passata. Per fortuna la seconda passata ci costa, ma non troppissimo. Prego, 30.000, 30.000. Dottoressa, la volevo levare di torno con la mela, ma con la classica mela io lo so, non ci riesco. Ma poi non neanche voglio. Hai visto che belle mamme e figlie che si tengono per mano? Ma litigate mai? Sempre. Sempre, sempre. E lì sul traghetto avete litigato rapidamente. Com'è stata la storia? Volete andare a trovare vostro... cioè, il figlio, il tuo fratello? Mio fratello per Natale. Che si chiama Pier Orlando. Natale. No, Pier Natale. No, ho capito. Veramente il mio fratello si chiama Orlando Italo Pier Francesco. Quindi, ah, quindi hai visto Orlando Italo Pier Francesco per Natale sono partite per andare a trovare col traghetto. Sì, col traghetto. Io ero tutta preoccupata perché mamma non aveva mai preso il traghetto e quindi... avevo comprato delle pillole per evitare che potesse soffrire, sì, di mal di mare. Morale della favola, prendiamo mare forza 7. Perfetto. Il traghetto arriva con 4 ore di ritardo, io Beh, ero... per farvi godere la traversata, sì, sono andati piano apposta. Ti dico Flavio, io ero verde, cioè sì, il mio cane pure è stato male. Quale lei Maia, mi... Ludovico, Zara? Ludovica. Ludovica, se sentita lei male. Lei mi guardava e faceva, Maria, ma perché stai male? E dicevo, mamma, cioè, stavano tutti male e lei era l'unica che non stava male. Dottoressa! E ci riporti all'ordine, a noi fa piacere se parliamo di soldi, eh? La dottoressa ci ha fatto un regalo musicale insieme al nostro reparto fonico meraviglioso, Mario, Alfonso, Andrea, e poi chi c'è? La bella Monica, chi c'è altro? Mi scordo qualcuno, no? Sono tutti i nostri, no, l'abbiamo detto tutti, per questo omaggio meraviglioso a Giorgio Gaber con lo shampoo, ci fa un altro regalo economico. È vero che ci sono i 100.000 euro, è vero che ci sono i 75.000 e i 20.000, ma la dottoressa te ne offre solo 2 tiri invece, se vorrai giocare, te ne offre 25.000. Stasera la dottoressa proprio non bada a spese. Mamma, non arrabbiarti, eh? Ringrazio la dottoressa, rifiuto e vado avanti. Rifiutiamo. E quindi nel corso di questa bellissima serata, impreziosita non solo da Giorgio Gaber ma dalla presenza di Ornella con la sua meravigliosa arpa, possiamo anche fare qualche piccolo danno volendo, però dobbiamo soprattutto difendere. Sei? Ci sei. 3, 2, 1. Sei Trentino Alto Adige. I gemelli del Trentino Alto Adige. Stefano e Simone, buonasera, buonasera. Ah. 75.000 euro. Allora, chiamo il 13, la Puglia. Monia, buonasera. Paquitos! Dottoressa, se mi consente la facezia, ha portato Teresa, tra le altre cose buonissime, dentro al suo cesto anche le sorbe, altresì detto giuggiole. Dopo questa chiamata io sono in un brodo di giuggiole. Dan Dan, però c'è lei, però intanto. Guardi qua, ci giugioliamo, che giugiolone che sono. Però noi siamo messi così, un centesimo, 20.000 euro, 100.000 euro, il mare sarà anche in tempesta come quando le belle bionde andavano in Sicilia, ma ci stiamo difendendo. Che vuole? Non litigate manco stavolta, cambio oppure offerta, possiamo cambiare il 14, andiamo a pescare i 100.000 euro, cambiamo il 14 e prendiamo un centesimo, oppure stiamo fermi a così come le chiocce e ascoltiamo l'offerta prima della finale? Ascoltiamo l'offerta. Ascoltiamo l'offerta. Offerta più alta della serata in assoluto. Un T-shirt
tiro solo questo va da sé per poi presentarsi in finale, oppure ci salutiamo qui, attracchiamo prima, il traghetto accosta idealmente, ci salutiamo, ringraziamo mamma, ringraziamo te per la gentilezza, la sorpresa, la generosità nei nostri confronti. Vai a casa, te ne torni a Formia sul lungomare col tuo fidanzato, mano nella mano, nell'altra mano, un assegno da 29.000 euro. Accetto l'offerta. Mamma di cuore. Mamma di cuore. Niente. Vi ho lasciato sole a riflettere, eravate bellissime, mano nella mano, una mamma, una figlia, aggrappate, saldate per la vita dalla mano, bellissime. Il meraviglioso accompagnamento di Ornella, grazie davvero. Grazie al maestro Rico, a tutti quanti per la serata. Comincio a fare i saluti perché magari saltano fuori adesso nelle chiamate, comunque per dare un senso definitivo alla partita, saltano fuori 100.000 euro, quindi poi facciamo festa se li troviamo. Non ci avevo, vi ricordiamo che domani sera non ci siamo perché c'è l'Italia, c'è l'Italia, quindi naturalmente tiferemo per gli azzurri, poi torneremo noi. Adesso se troviamo i 100.000 euro la festa sarà completa, ringrazieremo ancora una volta. Ringrazio ancora una volta mamma Teresa, Maria Assunta per la loro dolcezza, la generosità, la simpatia. Ci salutiamo, però dobbiamo trovare i 100.000 euro, come si sa, ad Affari Tuoi c'è sempre un però. È nel 12 o nel 2 o dobbiamo tristemente scoprire che li avevi tu? Allora Flavio, io avrei chiamato il 12 la campagna, se avessi continuato a giocare. Io avrei chiamato il pasticcione invece, anzi avrei chiamato Nicola, Don Nicola avrei chiamato, tu? Io avrei chiamato Nicola, tu avresti chiamato Maria Grazia, in questo momento la partita si metterebbe così se stessimo giocando. Prego Maria Grazia, un centesimo. C'è sempre un però. C'è sempre un però. Allora, 29.000 euro accettati e quelli magari non serviranno per la ristrutturazione completa, però, oh, voglio dire, meglio di niente. Io un'ultima tirata di sale la faccio che magari aiuta, no, dico, sperando che i 100.000 non siano. Qua, stacca Nicola per favore, senza aprire. Cieco Ferra medico, oltre che scrittore, mi ero preparato un finale per te meraviglioso e poi vederti tutta la sera agganciata, saldata a tua mamma nelle mani era perfetto. Se vuoi curare, e tu ci curi, curi le persone, se vuoi curare qualcuno prima di curarlo ascoltalo e poi trasforma le tue mani in carezze. Io guardavo le vostre mani agganciate e già mi ero preparato tutto un finale meraviglioso che avremmo potuto vivere se fossimo arrivati alla fine, perché veramente avremmo trasformato le nostre mani in carezze e questa scatola l'avremmo trasformata in 100.000 euro. Nicola, apri. Perfetto. L'hai 20.000. Ragazzi, noi ancora smangiucchiamo. Smangiucchiamo le olive di mamma Teresa. Oh! Me li faccio l'olio con queste, me le spremo, l'olio me lo faccio da solo. Grazie Teresa, Maria Assunta. Domani sera, Forza Azzurri, poi torniamo noi la sera dopo. Grazie! Va ora in onda la seconda serie di Il Restauratore con Lando Buzan, Anna Safroncic, regia di Enrico Oldoini. Buona visione!